rappresentazione della stagione della Calicanto. Parliamo con il Milano Edera di fare una previsione, anche se difficile, su come sta lo sport triestino e soprattutto il mondo delle associazioni sportive. Ma sicuramente a Trieste c'è un grandissimo fermento, ci sono un sacco di realtà che veramente lavorano sul territorio come quella della Calicanto con un impegno massimo, qui anche c'è una forte componente sociale ovviamente. Credo che lo sport triestino non stia male perché ha la fortuna di avere delle persone che ci lavorano con grande impegno. Poi per quanto riguarda i cosiddetti sport di vertice, la pallamano è partita molto bene. La pallacanestro adesso vedremo come andrà, comunque ha fatto una buonissima campagna acquisti e la Triestina dopo le sofferenze di quest'estate è comunque partita con il piede giusto con 3 vittorie consecutive, per cui credo che alla base di questo ci sta il territorio e quella capacità di organizzarsi da parte delle persone. Senti, il comune di Trieste, come tutti i comuni, ha moltissimi impianti sportivi. Ora è sempre più difficile per l'associazione avere i finanziamenti già solo per la gestione interna, quindi comprare le cose di attività loro. Su questo c'è un piano del comune per cercare di alleviare per quanto il comune possa fare i costi che magari le associazioni devono sostenere per l'utilizzo degli impianti che comunque giustamente costano. Ma sicuramente le tariffe degli impianti sono abbastanza agevolate rispetto a quello che potrebbe essere un mercato privato. La realtà è che comunque purtroppo nel corso di questi anni ci sarà sicuramente una riduzione dei finanziamenti, la Regione ha già annunciato con l'assessore regionale De Anno un calo dei contributi, io purtroppo lo posso già dire, abbiamo anche noi problemi di bilancio per il 2013, per cui ci sarà una riduzione dei contributi. Ma credo che questo problema verrà superato dalla capacità e dall'intelligenza da parte della società di costruirsi comunque dei percorsi alternativi. Per quanto riguarda l'impiantistica, noi faremo uno sforzo proprio per rendere il massimo fruibile gli impianti alla città.